Ma salve, buon Godo Day! Chiudiamo la porta perché altrimenti esce troppo Godo. C'è un sacco di Godo qua dietro. E benvenuti in un breve ma intenso e godoso video, perché in questo video festeggeremo il primo anniversario del canale. Perché esattamente il 26 novembre dell'anno scorso noi aprivamo questo canale. Quest'anno è stato ricco di emozioni, è stato un anno sicuramente di cambiamento, infatti ne parleremo brevemente, non vi voglio fare un video lunghissimo su questa cosa perché spero che col tempo avrò modo di raccontarvi un sacco di cose e rimanete fino alla fine perché c'è anche la torta. La torta, sto a dieta però un dolcettino così tanto per... siamo capiti? E visto che questo video sarà di festa, decido di inaugurare la sigla ufficiale del canale e alla fine ci sarà la ending, attenzione, sì, lo so. Sono low budget, ma purtroppo i tempi sono quello che sono. In futuro spero di fare upgrade anche per quanto riguarda quello. Come vedete, qui è tutta un'evoluzione. Ci sto veramente investendo qualsiasi cosa in questo, però per fare le cose bene ci vuole tempo. E quindi inauguriamo la sigla. Però vi faccio vedere una cosa, proprio vi faccio vedere la tecnica. Attenzione, questa ve la dico io, non ve la faccio dire a loro perché, anzi, oggi stanno a dormire, quindi posso parlare io tranquillamente. Oggi la tecnica di evocazione della sigla. Attenzione. Così. Così. Pronti? Sigla. Ed eccoci qua. Come vedete, la scrivania, dopo averla lucidata per bene nello scorso video, è pronta e ci accompagnerà veramente per molto tempo, perché calcolate che questa sarà più o meno l'inquadratura che vedete spesso per la maggior parte dei format. Questo angolo è pulito, ma qui e lì devo ancora pulirci e non avete idea che cosa ho in mente di fare. Spero che il microfono si senta bene, anche l'inquadratura, prima volta che la provo, quindi insomma spero di riuscire a fare qualcosa di decente. Vi prometto che ci sarà un'evoluzione anche su questo. Prima cosa, vi ringrazio per il feedback del video teaser del canale. È un video che mi piace, mi piace perché mi sono divertito molto a farlo e rappresenta quello che Godo Versus TV doveva essere fin dall'inizio, però purtroppo fino all'anno scorso non avevo la possibilità di farlo perché facevo video dietro la telecamera, si vedevano solo questi personaggi stravaganti e birbanti, ma non era possibile perché non avevo uno spazio, la mia cameretta è molto molto piccola e adesso che ho uno spazio finalmente posso fare tutte le idee pazze che mi vengono in mente. Sono contento che vi è piaciuto. Voglio rispondere a un ragazzo che mi ha scritto su Instagram chiedendomi perché Godo Versus TV 1.5 e non 2.0, vista la tua grande evoluzione che c'è stata. Effettivamente ha ragione. Perché non 2.0? E probabilmente vi ricorderò un po' Sabaku quando dirò questa cosa, però ed è effettivamente quello che penso. 2.0 mi dà l'idea sì di qualcosa che si è evoluto, ma che è programmato bene, quei giorni escono quei video, i format sono partiti. Adesso sì, l'evoluzione c'è stata, perché parliamoci chiaro, rispetto a come è iniziato il canale l'anno scorso e come è finito, è stato incredibile questo 2023. Dopo una streak di anni negativi, questo 2023 è stato incredibile a livello mentale, fisico e creativo. Quindi sono solo che felice. Spero che il 2024 sia un anno positivo, perché ho in mente di fare veramente un sacco di cose. Perché ho detto 1.5? Non voglio perdermi, non voglio fare un video troppo lungo. Perché sì, c'è stata un'evoluzione netta e si vede, però la parte di programmazione video non c'è ancora. Quella la devo evolvere un po' i mezzi, il microfono, magari la parte dell'inquadratura, il montaggio video e soprattutto i video, perché all'inizio, ragazzi, non riuscirò a far uscire molti video. Questa settimana è uscito il teaser, uscirà questo videino qui. Prossima settimana usciranno due video, se ci riesco, uscirà il video presentazione del canale, che vi consiglio di vedere, perché vi spiegherò tutti i format nuovi, come si evolverà il canale nel 2024, i format nuovi, l'evoluzione dei format vecchi, format che si sono chiusi, i social, come si evolveranno. E sempre prossima settimana uscirà il primo episodio delle quattro chiacchiere in padella, che non si chiameranno più quattro chiacchiere in padella, ma visto che ci siamo evoluti, cambiamo un po' di nomi, si chiameranno quattro chiacchiere di Godo oppure quattro chiacchiere godose. Devo vedere quello che pensano loro perché mi guardano male. Sono un po' addormentati oggi, quindi forse oggi non li vedrete. Hanno fatto già casino l'altra volta, oggi li ho messi a cuccia. Spero di aver risposto al ragazzo che mi ha scritto. Per quanto riguarda il resto, come vi dicevo prima, questo 2023 è stato un anno fondamentale, è stato un anno bello. Pensare a come è iniziato tutto già l'anno scorso e all'evoluzione che c'è da quest'anno mi mette solamente voglia di continuare. Spero di riuscire a intrattenervi sempre di più. Ringrazio fortissimo tutte le persone che hanno magari seguito il canale fin dall'inizio, oppure che sono arrivate dopo, magari con i video di Colors on the Road, che sono i video dove siamo andati io e il mio collega a mangiare da Via di Vince, da Giorgione, siamo andati in giro per Roma, siamo andati a Romix. Andarono bene i video e andarono bene gli shorts, quindi quello ci ha dato sicuramente un sacco di energia all'epoca. Poi è maturata l'idea dell'ufficio. Ci ho messo veramente tanto. Considerate che per trovare questo ufficio qui, che è veramente lontano da dove abito io,
ma ci vengo con tutto il godo necessario, ho iniziato a maggio. E a maggio l'ho trovato, fine luglio, inizio agosto. All'inizio è stato un po' triste perché col mio budget mi hanno riso in faccia perché il budget che avevo era molto basso, però non so, determinazione ragazzi, sempre determinazione, godo, se non si fosse capito. E alla fine l'ho trovato d'estate, ho fatto uscire l'ultimo video sul canale dove dicevo ci vediamo in Godoverse NTP 1.5. doveva essere fine settembre, inizio ottobre, è stato metà novembre, perché non avete idea del livello burocratico, a livello di ristrutturazione, qui ho avuto problemi con il bagno, e forse solo Sabaco mi può capire. E però ci siamo, ripeto, questo angoletto è pronto, qui si deve evolvere tutto, non ho ancora, la luce c'è, l'acqua c'è, non ho internet ancora, mi devono mettere la linea fissa, sto aspettando ancora. E quando inizierà, avrò la linea fissa, cominceranno altre cose molto belle che spiegherò nel video presentazione del canale. Per il resto, un'altra cosa fondamentale che voglio assolutamente citare in questo specie di mini vlog, che sembra più uno di quei video che si fanno a fine anno, dove si parla di tutta l'evoluzione del canale, di tutte le cose. Lo faccio adesso perché voglio approfittare del compagno del canale. Sicuramente la seconda cosa che è nata dal canale, perché se non fosse stato il canale io non avrei mai iniziato a farla, è stata l'attività fisica. Io da marzo ho iniziato a fare attività fisica e a settembre ho iniziato la dieta. Sono quasi a metà dei chili che devo perdere. Considerate che in due mesi di dieta ho già perso 13 kg. Non sono mai stato così bene col mio corpo, in salute. Sono felice, sono veramente felice. Quest'anno 2023 è stato bello. Mi sono alzato a accendere la stufa perché comincia a far freddo qui. Un po' di calduccio fa solo che piacere. Spero che l'audio si senta bene perché questo microfono oggi mi sta facendo veramente un po' arrabbiare, ma andiamo avanti. Sono in un momento creativo al massimo, vorrei fare 3.000 cose, ma preferisco farne poche fatte bene. Devo essere determinato a costruirmi una piccola schedule di video senza strafogare di format. Mi piace parlare di tante cose, quindi chissà, magari il prossimo anno parlerò anche del mio cambiamento fisico quando sarò arrivato al mio obiettivo finale. Chi lo sa. Adesso, ultimo argomento, prima di passare alla torta, l'unica cosa triste, diciamo, che è successa durante quest'anno, che serve un po' a equilibrare le cose, ragazzi, ci sta sempre il meme di Thanos, che forse alcuni di voi hanno notato già dal video teaser. Cioè, perché nel video teaser ti vedi soltanto tu? Che tra l'altro, me lo sono ricordato adesso che sto a finire il video, mi voglio presentare, il mio nickname su questo canale sarà Zoel, e insieme a me mi accompagnerà in questo lungo viaggio, che chissà quali avventure succederanno, i personaggi che avete conosciuto nel video teaser. Ci sono anche altri personaggi che vedrete, torneranno nei video special, vedrete, però sicuramente i quattro personaggi cardine di questa nuova stagione del canale saranno come Pescheletro, lo avete conosciuto, Sus, Udino e Krauski. E sicuramente avrete notato che oltre a me e loro nel teaser mancava qualcuno, mancava ovviamente cameraman numero 2 e tutto il suo cast di personaggi, Benito, Guglielmo, Faber, eccetera. Perché non c'è stata l'apparizione dei loro personaggi e di cameraman numero 2? Perché è successo che cameraman numero 2, nonché il mio collega con la quale ho iniziato tutto questo, non parteciperà più a questo canale. Non vi dirò il suo nome, non vi dirò neanche il suo nickname, che avrebbe dovuto usare insieme a me, eravamo Zoel e, perché sono cose personali, lo conosco da più di 6 anni, è stato il mio migliore amico, io tutto questo tempo ne abbiamo passati tutti, quello abbiamo fatto, abbiamo studiato insieme, abbiamo fatto un sacco di avventure insieme, è nato il Godoverse insieme a lui, è nato il canale insieme a lui, no? Purtroppo però poi le nostre strade si sono divise. Io conosco bene la situazione, diciamo, familiare in cui viveva, conosco bene i suoi limiti. Lui ha provato sicuramente a cercare di raggiungere il mio volere evolvere il canale, però di fatto io ci sono riuscito e lui non ce la faceva più a seguire questa cosa dell'evoluzione del canale, soprattutto questa cosa dell'ufficio, che è un pochino stata l'evoluzione del canale e la perdita del mio collega, nonché il mio migliore amico. Questo perché? Perché io dal 20 agosto non ho più sue notizie. Ci stavo parlando dell'ufficio e di colpo lui mi ha bloccato su tutti i social, ha cambiato numero telefonico e io non ho più sue notizie. Quindi di fatto sì, mi ha ghostato, posso dirlo chiaramente. Non voglio mettermi a fare un discorso sul fenomeno del ghosting, perché è un fenomeno che, insomma, molti di voi conosceranno, c'è un sacco di video su YouTube di persone molto più esperte di me che ne parleranno, però di fatto, in poche parole, ghostare una persona è sparire dalla sua vita, di colpo. Cioè fino al giorno prima vi sentite, e noi ci eravamo sentiti fino al giorno prima, e poi il giorno dopo una persona sparisce. Dietro il fenomeno del ghosting ci possono essere mille fenomeni. Io sono arrivato alle mie conclusioni, che terrò per me. Sicuramente posso dire una cosa, proprio perché eravamo così amici, mi sarei aspettato almeno una frase. Del tipo magari, ma non me la sento. Fra, non me la sento.
vai avanti tu, io adesso non ce la posso fare. Non c'è stata invece, è proprio scomparso il ghosting, uno spettro, Casper. È stato strano, ve lo dico sinceramente, perché all'inizio non ci credevo, perché sai, no, tra di noi ogni tanto scherzavamo, no? Io tra l'inizio pensavo, sai, sta scherzando, magari mo sparisce, ricomparirà con un personaggio nuovo, non lo so, cose così stravaganti. E invece no, non è proprio mai più tornato. Ripeto, mi ha bloccato dappertutto, non ha mai risposto alle mail che gli ho mandato e niente. Quindi di fatto lui è uscito da questo progetto, lasciando me ovviamente con tutto quanto in ballo, che non è stato facile, ve lo dico sinceramente. In quel punto potevo decidere o mollavo tutto o credevo veramente in questo progetto, cosa che ho fatto. Mi sono fatto un culo così e siamo arrivati a questo. Il discorso dell'ufficio che è nato dopo gli episodi di Ghost on the Road, come vi accennavo prima, è nato che era un investimento comune. Ovviamente lui poi, tramite questo, si è, diciamo, tirato indietro e quindi l'investimento completo di fatto è stato fatto da me. E lo rifarei mille volte. Io credo fortissimamente in tutto questo. Amo questo ufficio, amo il Godovers, amo voler fare video e sperare magari di intrattenere voi. Poi ragazzi, non posso sapere come va avanti la vita. Può essere che tutto questo è stato inutile, come può essere che magari andrà bene. Non lo posso sapere, purtroppo non sono un veggente e non lasciamo con il libretto delle istruzioni su cosa fare nella vita. Sicuramente, se c'è una cosa che ho capito è quando credi in qualcosa devi andare avanti. Determinazione, ragazzi, c'è un motivo se faccio battute di Undertale spesso. E come dice appunto la musica di sottofondo, che è un remix di Hopes and Dreams, che è appunto la host di Asriel, è Hopes and Dreams. In questo momento io sono full speranza e full sogni per quanto riguarda il futuro del canale. Quindi sì, non vedrete più cameraman numero 2, non vedrete più i suoi personaggi. All'inizio questo non è stato facile, perché ho calcolato che ho dovuto riscrivere molte cose del Godover, soprattutto anche a livello degli special, che sono i video che vanno bene sul canale, la storia dei personaggi, tutto quanto. Io adesso, quando uscirà il prossimo video, ho dovuto fare un grosso cambiamento, cioè ho dovuto creare un qualcosa che facesse uscire di scena i suoi personaggi. Per esempio, l'arco narrativo si chiamava King e Vice Arc, perché un personaggio del King, che scoprirete chi è, sarebbe stato interpretato da me e lo avrebbe dovuto interpretare il Vice. Ovviamente il Vice non esiste più e ho dovuto cambiare in King Arc. Questa è una delle piccole cose. Io assolutamente al mio collega Cameron 2 auguro un qualsiasi bene. Quindi mi dispiace per quelli che aspettavano i nuovi episodi di La paura fa godo, ma non ci saranno, che era il suo format. Lo sa, prossimo anno magari creerò un nuovo format che cita un po' le tematiche horror, perché erano divertenti parlare di cose un po' creepy, questa cosa. Però per adesso no, quindi mi dispiace per i ragazzi che aspettavano, mi avevano scritto anche alcune cose per gli episodi della paura fa godo, ma non ci saranno, i personaggi suoi non ci saranno più. I video li lascerò, perché di fatto fa parte della prima parte del canale Godovers 1.0, c'è stato lui, Godovers 2.0. È un nuovo capitolo del canale e dovrete sopportare la mia presenza sperando di starmi simpatico. Ma spero di riuscirvi a intrattenere e a farvi sorridere un po'. Ah, comunque qui vedete dei fogli, mi sono dovuto fare degli appunti perché altrimenti il video veniva di 20 minuti e penso di aver superato già i 10 minuti di video. Mi ero raccomandato di farlo sotto i 10 minuti. Vabbè, uguale. Abbiamo fatto un piccolo recap di questo 2023, anno veramente godoso, sia a livello creativo con tutto quanto il canale, l'ufficio, a livello fisico con la mia trasformazione del corpo. Vi ho parlato anche del fatto che il mio collega non sarà più presente su questo canale. Siamo arrivati al dolce, quindi direi di fare una magia godosa e far comparire una cosa molto magica. Quindi altro che Udinò. Eccola qua la tortina. Sì, lo so, sto a dieta e non potevo portare una torta vera, però ragazzi, è il simbolo che conta. Torta piccola, grande godo. Metterò una fotina su Instagram con tutti quanti loro, ragazzi. Che dire, io vi ringrazio di aver seguito questo canale, se siete arrivati dopo. Spero di riuscire a intrattenervi, sia io che loro. Spero che il futuro del canale vi possa un minimo mettere hype. E direi di fare tanti auguri al Godovers TV. Buon compleanno! Tanti auguri a te, Godovers TV. Che il godo sia con te. Noi ci vediamo prossima settimana, che il godo sia con voi, e adesso vi beccate pure la ending. E non ci fa dire neanche una cosa nuova, il maledetto camera, però succhia. Ecco, non ci siamo capiti. E niente, ragazzi, ha spiegato tutto il camera, ma è stato un bravo camera, però. Che dire, questa è la candelina incredibile, adesso la torta ce la mangiamo noi, invece lui non ci mangia niente, però sus. Vabbè, su, questa è grossa quanto è me sta tortina, ma me la mangio io. Ci siamo capiti. Non avete idea delle cose incredibili che vogliamo fare? La nostra storia, chissà come proseguirà tra un sacco di avventure e tante tortine. Vi salutano Krauskeun.
che dire, ragazzi, taglio incredibile, così si chiudono i video con taglio incredibile. E noi ci vediamo la prossima settimana con tanti nuovi video. Saluto su salve a tutti, adesso mangio la tortina e tanti auguri al canale. Tanti auguri, Codoverse TV, e noi ci vediamo la prossima settimana.